Radio UCI Focus. Ben trovati a un nuovo Focus. Previdenza, reddito di cittadinanza, attenzione al taglio per i contributi dell'affitto. Con il messaggio numero 1244 del 2022, l'INPS comunica l'aggiunta al SIUS, il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali, di due nuove categorie di contributi economici che d'ora in poi verranno prese in considerazione per il calcolo del reddito di cittadinanza. Come è noto, l'RDC prevede due componenti, l'integrazione al reddito familiare e il rimborso per le spese per l'affitto, per un massimo di 280 euro mensili o per il mutuo fino a massimo 150 euro. Tuttavia, a partire dallo scorso anno, il reddito di cittadinanza non è compatibile con i contributi per l'affitto erogati con il fondo della legge numero 431 del 1998 e per tale ragione i comuni dovranno trasmettere al SIUS i dati riferiti alla percezione del contributo, indicando la data di inizio e fine con l'importo mensile erogato al cittadino a partire dallo scorso anno. Pertanto l'INPS sarà informato su quali famiglie percepiscono il sostegno per l'affitto della legge indicata al fine di apportare una compensazione sulla parte di reddito di cittadinanza pagata a titolo di rimborso per le spese di affitto. E da Giulia Cassone è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI.